Salve a tutti quanti! Ragazzi miei, dopo un bel po' di anni torno con un video che parla di iperidrosi, cioè sudorazione eccessiva. Circa 3-4 anni fa parlai in un video di questo mio problema che mi affligge da, ma già andavo alle medie, quindi da un bel po' di anni. Infatti, qualche anno fa uscì appunto il mio video sull'iperidrosi, dove confidavo appunto questa mia problematica di ipersudorazione, soprattutto in mani e piedi. Principalmente questa ipersudorazione appunto avviene in mani e piedi e in estate, quindi d'inverno bene o male non ne soffro tanto, a meno che non vi sia qualche stato emotivo di ansia che mi crea quindi un po' di stress che mi porta comunque a questa ipersudorazione. Se pensate che l'iperidrosi sia una problematica in realtà non molto diffusa, in realtà ne soffre ben il 5% della popolazione. Quindi non siamo proprio in pochi pochi, soprattutto negli ultimi anni sta venendo molto fuori. Quali sono i problemi principali che comunque in questi anni mi hanno portato ad avere un po' di... mi hanno portato comunque a vergognarmi di questa malattia? Semplicemente il fatto comunque di poter stringere le mani alle persone, di ballare con gli amici, perché comunque c'era questa sudorazione eccessiva che faceva un po' schifo alle altre persone. Altro punto negativo è la guida, il volante comunque mi è sempre scivolato via, soprattutto appunto in estate. Quindi anche problema di sicurezza alla guida, problemi anche a studiare in estate, perché i fogli comunque sono di carta e quindi spesso si bagnavano, facevo delle macchie e si rovinava tutto quanto. Proprio anche fatica a scrivere, quindi sottolineare, usare comunque libri di carta. Anche però utilizzare apparecchi elettronici, quali per esempio il cellulare, cosa che ho sempre in mano, e in estate comunque inizio a sudare tantissimo anche per il calore che diffonde l'apparecchio elettronico e quindi sudando maggiormente, prima o poi io mi immagino che possa scoppiarmi fra le mani il telefono, anche col computer, giocare al PC. Comunque, queste sono sempre state tantissime problematiche che mi sono portata dietro negli anni. Quella comunque maggiore è sempre stata un po' i rapporti sociali, il fatto di stringere le mani. Negli ultimi anni diciamo che comunque questa cosa è migliorata perché sono cresciuta, sono maturata, quindi mi vergogno molto di meno rispetto a prima. Sicuramente a stringere una mano dico: guarda, ho le mani un po' bagnate, è un problema? Oppure mi asciugo un po' prima, non è più, diciamo, un qualcosa che mi affligge come prima. E devo dire anche che ho notato negli ultimi anni che sembra sia un po' migliorata la questione. Contiamo che è una cosa anche molto psicologica, a peggiorare appunto quando la persona si sente maggiormente stressata o comunque in una situazione sociale appunto che provoca timidezza o tantissime altre cose. Quindi conta, c'è un'aggravante psicologica altissima in questa malattia, però anche di per sé, per i fatti suoi, agisce e fa le sue cosine. Infatti per me è stato anche molto difficile andare in giro in ciabatte, in sandali, perché comunque i piedi vanno un po' per i fatti loro. Negli anni mi sono anche un po' informata su come gestire questa mia problematica, quali potrebbero essere le varie alternative. Ci sono delle operazioni che si possono fare. Informandomi, però, ho letto recensioni di persone che dicevano che facendo l'operazione, per esempio, all'ipersudorazione delle mani, poi si ritrovavano con una sudorazione in faccia, sotto l'ascelle, nella schiena, quindi una sudorazione di compensazione. Altre alternative che ho letto sono il botulino, però viene a costare abbastanza, da quello che ho capito. Anche 600 euro a mano, poi se ce l'hai anche nei piedi, sotto l'ascella, in faccia. E va fatto comunque periodicamente il botulino, non permane per sempre. Quindi insomma, svariate possibilità quindi che ho accantonato, e però negli ultimi anni ho sentito anche parlare della tecnica della ionoforesi. Me ne hanno parlato alcune persone che l'hanno fatta, perché comunque il mio video su YouTube in questi anni ha avuto vari commenti, ha avuto molte attività al di sotto, quindi del video, e comunque delle persone mi hanno anche contattato su Instagram dicendo: Chiara, come sta andando? Hai migliorato la tua situazione? E io ho sempre detto no, non mi sono più informata. E qualche persona mi ha parlato della ionoforesi dicendo che si stava trovando bene, oppure solo per chiedermi informazioni su di essa. Quindi ragazzi, dopo circa 4-5 anni dal video che è uscito su YouTube, oggi andiamo a provare insieme la tecnica della ionoforesi. Questo video è in collaborazione con Dermadry, un'azienda canadese che appunto si occupa di cercare di aiutare le persone a risolvere questa problematica dell'ipersudorazione, dell'iperidrosi. Questo trattamento è fatto mani, piedi e ascelle. Quindi c'è proprio un kit, c'è una valigetta che è portatile e proprio la valigetta poi diventa, diciamo, il tavolo per andare a effettuare questa ionoforesi. Come nasce un po' questo macchinario?
È molto interessante la storia perché uno dei cofondatori di questo brand soffriva proprio di iperidrosi, quindi il suo obiettivo è stato creare uno strumento per andare ad aiutare le persone, perché comunque non siamo in pochi che soggetti a questa tipologia di problematica, e quindi c'è stato proprio uno studio dietro per andare a creare un macchinario abbastanza economico comunque per andare incontro a tutte quante le persone che soffrono di questo problema. Quindi il mio obiettivo oggi non è solo di mostrarvi un prodotto, ma è di fare un po' di sensibilizzazione su una problematica davvero tanto pesante. Ora andiamo a vedere nello specifico assieme come preparare tutto quanto. Vado ad aprire la valigetta e vado a svuotarla. Vado a dividere due pezzi della valigetta e inserisco le piastre metalliche con sopra gli asciugamani che sono in cotone. In questo modo, appoggiando gli asciugamani sulle piastre metallo, viene in modo tale che le mani non vadano a contatto diretto con gli elettrodi nelle piastre. Vado poi a inserire i cavi, che poi vanno inseriti direttamente nel controller. Ad accendere il controller e a selezionare il trattamento che desidero. In questo caso io voglio provare a farlo nelle mani. Come vi dicevo, può essere fatto anche in piedi a ascelle. Vado a mettere 500 ml di acqua in entrambi gli spazi della valigetta e niente, aziono tutto. Basta appoggiare le mani e inizia il trattamento. Ovviamente basta alzare le mani e il trattamento si interrompe. Sono viva! Allora, l'ho fatto testare prima a papà. C'ho gli occhiali in mezzo. L'ho fatto testare prima papà perché ho paura di provare le cose, i macchinari. Papà è sopravvissuto, quindi poi l'ho fatto anche io. Comunque si sembra un po' di avere le mani addormentate, ma molto molto più lievemente, quindi è fattibile. Bisogna stare circa 20 minuti per il trattamento. Ovviamente io adesso ve lo sto facendo solo vedere, bisogna stare seduti, un po' più comodi. Comunque sì, sono viva. Ok, questa volta ho fatto un po' una prova. Sono stata lì circa 10 minuti e la sensazione è molto strana all'inizio. Poi io sono una persona che ha paura di qualsiasi cosa, di qualsiasi macchinario, non portatemi dal dentista che è la fine. E ho sempre ansia, anche solo quando sono andata a fare un trattamento per la cellulite ritenzione che hanno tirato fuori un mega macchinario. Ho detto, aspettate, mi fate male per caso? Sensazioni solo per aver fatto 10 minuti? Allora, non so se si possa notare dal video, comunque mi sento le dita un po' secche. Cioè le mani non sono, cioè c'è una sensazione un po' di lieve secchezza, però adesso tipo mi sto anche un po' agitando, le sento già un po' bagnarsi, ecco vedete qua per esempio sono un po' più umide, perché ero un po' agitata mentre che lo facevo. Come vi dicevo infatti lo stress, la questione psicologica conta tantissimo con l'iperidrosi, infatti già solo adesso sto iniziando un po' a sudare per anche l'agitazione di quello che ho fatto, anche perché ho superato una piccola paura ovviamente prima facendolo fare a papà. Ovviamente l'obiettivo è farlo più volte alla settimana, soprattutto se si soffre di iperidrosi molto forte, e poi il mantenimento è sempre di una volta a settimana. Comunque io, come vi dicevo, sudo principalmente in estate, però a seconda un po' anche delle temperature che ci possono essere d'inverno. Ad esempio in casa mia fa molto molto caldo perché i termosifoni condominiali sono altissimi, quindi io tendo a sudare anche in casa d'inverno. Spero che questo video sia stato interessante. Se avete domande, questione iperidrosi, come vi sentite, le vostre sensazioni, io sono qua per rispondervi e nel mio piccolo aiutarvi in qualche modo. Vi voglio dire, non fatevi condizionare troppo da questa problematica, non deve essere lei ad avere il controllo su di noi, noi ad avere il controllo, perché se noi abbiamo il controllo si manifesta anche notevolmente di meno. Fatemi sapere se voi o qualcuno che conoscete soffre di questa problematica, quale iperidrosi, scrivetemelo nei commenti, magari fategli vedere questo video. Una cosa che ci tengo a specificare è comunque non aspettarsi risultati 100% immediati, ci vuole un po' di tempo e soprattutto ci vuole un mantenimento anche, quindi non che viene fatto per 2 mesi e poi ha risolto al 100% il problema dell'iperidrosi, perché comunque non è una cosa così semplice da eliminare al 100%, quindi comunque vi terrò anche aggiornati sui Segan principalmente, quindi seguitemi lì mi raccomando, vi terrò aggiornati comunque in questo mio viaggio per sconfiggere questa dannata iperidrosi, perché sì ragazzi, davvero dannata. Quindi mi raccomando, seguitemi su YouTube se non l'avete ancora fatto, attivate la campanellina per non perdervi tutti i contenuti che andrò a postare, e seguitemi quindi anche su Instagram per tutti gli altri contenuti, ricette, la mia vita, allenamenti, chi più ne ha ne metta. Quindi noi ci vediamo al prossimo video, ciao!